Oggi proviamo questa demo, la live è sponsor, però considerate che io l'avevo già scaricata perché volevo comunque provarla. Poi ho avuto questa occasione e mi hanno detto: "Ma senti, ma vuoi fare questa attività?" Sì! Cioè, la mia idea era originariamente quella di giocarmela per i fatti miei e poi parlarne. Però con la scusa la facciamo insieme e vediamo un po'. Dovrebbero essere con questa demo le prime 3 ore di gioco. Credo che siano però 3 ore proprio di clock, quindi non 3 ore di generiche, proprio 3 ore che giochi per 3 ore. Forse ho capito male io, comunque sono le prime 3 ore di gioco e i progressi vengono mantenuti, quindi comunque se volete potete giocarvi la demo gratuita, se vi piace poi comprate il gioco, cioè anche come vedete c'è anche la possibilità di andare direttamente allo store proprio a prova di pigri. E se l'acquistate mantenete i progressi. Prova, sì, l'ho visto, l'ho visto, l'ho già fatto prima. Con R2 si cambia l'orario. È possibile guardare lo stesso filmato con orari del giorno diversi. Molto figa questa cosa. Tra l'altro vi posso dire che vedremo giocando. Però ora io sono da PlayStation 5, quindi ho il DualSense. E già solo il cambio di orario dà una bellissima vibrazione col controller. Capisco che non è prioritario, però devo dire che personalmente adoro il DualSense. Quindi se ho possibilità di scegliere, e c'è chiaramente un supporto, preferisco sempre avere la possibilità di giocare col DualSense. Però è soggettivo, c'è chi dice no, io preferisco la portabilità per dire, allora si gioca su Switch, quello non è un problema. Per la vita che faccio io, preferisco dare priorità a questo perché tanto gioco sempre da casa, quindi mi cambierebbe poco in quel caso. Però è veramente soggettivo. Alla fine qui non stiamo neanche parlando di un gioco che ha la grafica pompata. È una bella grafica, ma perché c'è una cura estetica. Non è una grafica impegnativa alla fine, no? No, ma i Joy-Con vibrano, ovviamente, anche i controller Xbox vibra. Quello che sto dicendo io è che il DualSense ha un sistema di vibrazione aptica diverso, soprattutto con i grilletti. Ovvio che i Joy-Con vibrino, però non è la stessa cosa. E questa è la differenza. Però davvero è una cosa soggettiva. Ognuno ha le proprie priorità, ci mancherebbe altro. Esatto, Flower Mage, esatto. Non è... Comunque... Allora, nella demo è possibile scegliere già tutti i personaggi presenti al gioco completo, proprio perché alla fine è letteralmente l'inizio del gioco, ma noi non avremo scelta, nel senso che comunque l'attività mi ha richiesto di scegliere, penso si pronunci Oshette, non credo sia Okette, si è scritto Okette, però credo si pronunci Oshette, nel caso lo scopriremo. Sì, la host è bellissima, ma anche la grafica già del primo Octopath Traveler era stupenda. Faccia questo effetto pop-up, ma non il pop-up dei videogiochi, proprio di costruzione 3D, molto 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 bello. Allora, esatto, qua penso ti faccio scegliere appunto il personaggio. Scegli un personaggio per iniziare la tua avventura. Posso cambiare l'orario anche qua. Così, giusto nella mappa, giusto perché si può. Allora, a questo punto vi aumento la musica perché avevo passato. Allora, li guardiamo. Paura! Li guardiamo tutti. Però sappiamo già cosa sceglieremo. Allora, ma si chiama artista? No, non si chiama artista, No, 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 è. Ok, pensavo si chiamasse artista. Ok. Il tuo nome è. Anya, vabbè, Bristarni, questa è palesemente italiana. E sei una ballerina. La tua storia inizia a Verde Foglia, una regione rigogliosa. Nome, nome, esatto. Ti esibisci una piccola caverna nel tuo villaggio rurale, ma il sogno che racchiudi dentro te è molto più grande. Voglio diventare una diva e portare il sorriso sulla bocca di tutti. Vuole fare la velina, fondamentalmente. E con queste premesse e con il cuore gonfio di speranza che inizia il tuo viaggio. Ok, poi. Il tuo nome è Partizio Yellowil. E sei un mercante, tu è fighissimo. La tua storia inizia nelle terre selvagge, una sconfinata distesa di desolazione. Bene.
Dopo aver assistito all'ascesa e alla caduta della città di pionieri in cui vivi, i tuoi occhi si fissano su un futuro ben al di là di essa. Salverò il mondo dalla povertà, che detto da un mercante fa molto ridere. E con queste premesse, è in cerca dell'odore di nuove opportunità commerciali che inizia il tuo viaggio. Salverà se stesso dalla povertà. Vabbè, poi. Casti, Florence, sei una speciale. La tua storia inizia a Bel Golfo, una regione dei innumerevoli collegamenti marittimi. Salvata. Steno, io mi dissocio. Salvata mentre andavi alla deriva su una barca, scopri di aver perso la memoria. A posto. Le uniche cose che ti restano sono la tua borsa e la tua bravura come speziale. Quella almeno non l'ha dimenticato. Devo recuperare la memoria. Devo ricordare chi sono. E anche qualcos'altro di molto importante. Quindi si ricorda di aver dimenticato qualcosa di molto importante. Per recuperare le schegge del tuo passato che inizia il tuo viaggio. Poi abbiamo il Milite. Ikari. Ikari-ku. Ikari-kun. E se un milite, la tua storia inizia nel deserto di Inoema. Sei il secondo principe del regno di Kulpa, un paese perennemente in guerra, e più di tutto sei preoccupato per il tuo popolo che soffre per la situazione. Voglio creare un futuro privo di conflitti e di spargimenti di tutti i santi. E con queste premesse, per tutti gli amici e compagni che condividono il tuo sogno, che inizia il tuo viaggio. Poi allora, lei la guardiamo per ultima, perché è quella che scegliamo. Oswald, ma lui è bellissimo. Oswald di Panstein, nessun sapiente. La tua storia inizia in Nevia, una regione chiusa in una morsa di freddo. Pensate, in Nevia ed è un paese tropicale. Sei stato accusato dell'omicidio di tua moglie e tua figlia. E hai passato 1879 giorni in una cella gelida. Harvey, mi hai sottratto tutto quello che avevo. Un giorno ti ucciderò, stanne certo. E con queste premesse, covando nel petto la fiamma e la vendetta, che inizia il tuo viaggio. È un protagonista di Silent Hill, praticamente. Poi, Temenos, Mistral, sei un ecclesiasta. La tua storia inizia a Gran Crinale, una regione montagnosa. Mai sentito montagnoso? Le tue giornate come inquisitore si susseguono pigramente, finché un tragico caso giunge a squassare la chiesa della Sacra Fiamma nelle fondamenta. Povero me. E va bene, dopo tutto, dubitare fa parte del mio lavoro. Per risolvere l'enigma che ti è stato lasciato che inizia il tuo viaggio, poi abbiamo... Sta figa incredibile! Sei una furfante. La tua storia inizia in una città di Chiaralanda. Sei un membro della confraternita dei Serpenti Neri, un gruppo di malviventi che stringono i pugni alla città. Il tuo lavoro è quello di rubare e talvolta eliminare personaggi scomodi, quindi ladra e assassina. Ancora questo odore di sangue mi fa marcire dentro. Per fuggire a giornate sempre uguali che inizia il tuo viaggio. E poi abbiamo... Sì, Ada Wong, esatto, esatto. Poi abbiamo... Oh, penso sia Oshette. Non credo sia Okette. Sei una cacciatrice. La tua storia inizia Totoa. Totoa. Mi fa dire... Ah, sei Totoa. Un'isola in cui vivono i semibestia come te, però piano con le parole, giusto? Siamo molto calmi. La tua esistenza scorre tranquilla nonostante gli umani cerchino costantemente di espandere il loro territorio. Ma un giorno viene a conoscenza di una terribile calamità. La notte della luna scarlatta. Che si avvicina sempre di più. Maestro, ho capito. I tre guardiani vado a cercare. E Baldo. È la storia di Baldo, però forse è scritta bene. E con queste premesse, con l'intenzione di riunire i tre guardiani, che inizia il tuo viaggio. Tra l'altro, mi sembra... Fatemi vedere un secondo. Che infatti, quelli in basso che appaiono sono i nomi. Probabilmente sono i nomi. Quelli dove c'è il personaggio, no? Sotto l'immagine del personaggio. E infatti, sono tutti scritti più o meno simili. Tranne questo, appunto, che è molto diverso. E lei. Perché hanno delle scritture completamente diverse. Cioè, ci sono delle differenze. Però è più, penso sia più la grafia. Penso sia più la grafia che l'alfabeto in sé. Magari anche l'alfabeto, però sono abbastanza simili. Sono abbastanza simili, vedete? Mi piace questo dettaglio, io noto queste stronzate. No, Octopath Traveler l'ho visto giocato da Sabaku. Non l'ho giocato io, però l'ho seguito mentre lo giocava. Non l'ho giocato io. Molto bellino, molto bellino.
Quindi, allora, non ho scelta, quindi cominciamo con lei. Ve lo dico, non è quella che avrei scelto io, devo dire la verità. Io sarei andata o con l'inquisitore, mi conoscete, o con l'inquisitore o con quello là, l'assassino. Però dov'è? Dov'è quello, il personaggio protagonista di Silent Hill, dov'è? Chi è? No, non lo trovo più. È sparito. Lui, Oswald. Però, abbiamo la Furry Material. Dai, allora, la bambina Furry. Ovviamente avrà 97 anni perché le semibestie, no, hanno sicuramente vivono 300-400 anni, quindi questa avrà minimo più 57. C'è un personaggio, ok. Time for a hunt. Molto tempo fa vi erano tre mostri leggendari, che sono i tre guardiani, d'accordo, d'accordo. A lungo essi hanno protetto l'isola, ma sono dovuti partire per diventare guardiani di terre lontane. L'Erasmus, fondamentalmente. Se mai il loro potere si rendesse necessario, dovranno essere condotti nuovamente all'isola. Non possono tornare loro. Prima che giunga la calamità presagita dalla Nuna Scarlatta. Quindi dobbiamo andare a chiamare noi, perché loro giustamente sono. Fanno l'Erasmus. E la roba a sinistra sarà la Nuna Scarlatta, quella roba. Quella tutta brutta con i tentacoli, il fuoco. Sono chiaramente mostri Monster Hunter. Belli. Quindi comunque abbiamo i pet. È la codina morbida. Questo è il Oh, nostro Chet, my padre. apprentice. Ah no! Ok. Parlano. One day you will be a hunter. Hunter. Ah, ma perché siamo piccolini qui. Piccolini. A protector of the island, culling any creatures who threaten its balance. And a Che protector of the island bella, il needs a 3D è loyal bellissimo. companion. Un difensore dell'isola ha bisogno di un compagno fidato. Ah, devo scegliere! Oh, devo scegliere! A companion. Ah, poi le scarpe, The una volta. jackal, radiant in the sun's grace. Elia Callo, una creatura amata dal sole. Egli è un Elia Callo. Its fangs are made to tear the flesh of its prey, making them formidable weapons. Sì, la Nuna Scarlatta scandisce gli esami da 12 CFU, esatto. E poi abbiamo il gufo bellissimo. The Malama Owl, Se lei mi serene gufo. in the grace of the moon. Vabbè, non c'è neanche il dubbio, ragazzi. Sono bellissimi tutte e due, Its però. wings shape the air's currents Se è di magia che and bisogna fare al magical caso tuo. Ah, power ma quindi c'è too. una differenza? Se questo fa magia, quello fa i mozzichi, fondamentalmente. Non posso averle tutte e Both are due. among the rarest creatures known. Ma non posso averle tutte e due. You must choose one, Ma perché? Ochet. Ma perché la vita deve essere così ingrata? And Sospira. having chosen one, you must befriend it. Go ahead. Vabbè, ok, sì. Which one should I choose? Aiuto. Allora, vabbè, muovi personaggio, azione, viaggio. Menu principale, annulla scatto, conferma, seleziona. Durante lo scatto aumentano le probabilità di incontrare nemici. Accattiva il mostro. Siamo piccolissimi. Durante la notte, Oshet può accattivare gli abitanti della città per farsi accompagnare da loro. È uno strano modo per dire sequestrare, comunque. Premi quadrato accanto a un personaggio per accattivare di notte, solo di notte. È necessario avere carne secca o oggetti simili per poter utilizzare l'azione. Ah, Elia Callo, dotata della grazia e dell'energia del sole, dilania le prede con le sue possenti zanne che diventano così un'arma al tuo servizio. Attacca un punto debole fisico e attacco finale. Che l'Elia Callo, mentre Seleni Gufo gode della protezione della luna, sposta l'aria con le sue grandi ali e può servirsi a piacimento della magia. Come te lo la marca?
Ah, fisico ed elementale, vabbè, io sono di parte. Pa a me questo sembra una civetta, però io non sono esperta e voglio il gufo, perché i gufi sono gatti volanti, quindi io voglio il gufo. Carne secca dell'amicizia. Provare ad accattivare gli oggetti necessari andando persi. Ma qua non posso fallire, ovviamente. Pensate, fallito e niente. Oh, la faccina! Oddio! Così felice! I'm going to call you Mahina. Mahina. Getting along already, I see. You have found a fine companion. And you will be a fine hunter, Ochette. No, Ochette, non è Thank you, Ochette, è Master Giova. Ochette. Oh! E quello diventa cattivo? Lo sapevo che si arrabbiava, lo sapevo! Vabbè, me lo sentivo! What is the meaning of this? It's acting strangely. Lo sapevo! Stay back, Ochette. It could be dangerous. È che io mi farei accattivare una coppetta di maiale. Il rosicamento della volpe rifiutata, esatto. Ochette. Vabbè, tipo invasata, sta controllata dalla maledizione, della profezia, della cosa maligna, ovviamente, non è normale. Grazie Maina comunque per avermi protetto, eh. Cominciamo benissimo. Ma non è colpa tua. Fosse per me li avrei presi tutte e due. Sapete che bello se succedesse questa cosa con i Pokémon? 10 anni dopo. Ok. Eh sì, se sceglio lei la civetta diventava una rogo, esatto. Con la Naruto Run, mamma mia. Quanto vivono i Note. gufi? The scent of our quarry. It's close. Very close. Non ho idea di quanto viva un gufo. Aha. There you are, Mr. Ma è King of Monster Water. Hunter! Ma che cos'è? You eat too much and you've gotten too big. Hai mangiato un po' troppo, forse. It's wrong to take more than your share. La foresta è The di tutto, il forest cibo non belongs è to solo everyone. tuo. E adesso tu diventerai il mio cibo. And I'm here to hunt you and Questa then get volta la back in preda time sei for tu. breakfast. 20 anni? Ah. Come on, Mahina. I'm getting tangled. Ma che bello! Sfrutta i punti di del nemico per rompere la difesa e dominarlo, va bene. Ochette può dominare in battaglia archi, ascia abilità. Usare, scusatemi, del fulmine per rivelare i punti deboli dei nemici. Seleziona attacca e usa bla bla per scegliere un'arma, va bene. In più accede all'abilità cacciatore e seleziona ali di turno per una dimostrazione delle sue abilità del fulmine. Attacca il punto debole del nemico per ridurne i punti scudo. Azzera lo scudo per dominarlo. Questo mi pare che c'era anche nel primo, no? Il dominio. Quindi mi ha spoilerato fondamentalmente il punto debole. Guarda che bellina che è. Ok. Lo stato di dominio rende i nemici incapaci di agire né riduce le difese. Premi R1 per attivare la modalità potenza. Potenza maiuscola. Potenza proprio. Che incrementa l'efficacia attacchi e abilità. Ottenere un punto potenza ogni turno. Puoi spendere un massimo di 3 per conferire al tuo personaggio 3 livelli di potenziamento. Usando la modalità potenza non riceverai PP. Vabbè, ovviamente, altrimenti. Here we go. Ok, così ne ho 3 ali di tuono. Cattiveria, però. Seconda specie, 50 anni, cavolo. Sì, ma oh.
questa base quanto fa? Ok. No time like the present. No time like the present. Let's see how fast we can capture him. Allora, cosa fare con i mostri che riesce a catturare? Usa provoca per chiamarli in campo. La percentuale di successo nella cattura aumenta se al mostro rimangono pochi più. Vabbè, Pokémon. Se i suoi punti deboli sono esposti, sia delle alterazioni di stato e se è dominato. Fai attenzione però, perché esistono mostri rari che restano difficili da catturare, nemici che non possono essere catturati in nessun caso. Inoltre, dopo aver sconfitto un mostro, ho accetta una certa probabilità di catturarlo automaticamente. Addirittura. Let's go! Ma quindi devo catturarlo o no? Ah, lo devo catturare. Probabilità. Ah, ma mi dice pure. Ah, mi dice pure la probabilità di successo. Lavora. Lavora. Mine now. Ma. Ma ha ululato. Oddio! That takes care of that. Con la linguetta di fuori. Adesso è nostra. Nicely, nicely done, Ochet. Ah, ma parla pure il gufo. You've really been improving lately. Ha fame. Weaker meat for the strong to eat. That's the rule here. Ok, ma vuoi mangiarti l'iguana? Not yet, Ochet. Remember, everyone eats together. Ma è mia, l'ho catturata, perché la devo mangiare? Non devo mangiarla. One bite. Ma no! Ma no, usala per combattere! Non mangiarla! Oh, è ancora viva! Ma è ancora viva! Now that's the Mahina I know. Ma è un mostro! Ma... Ochet? Ma questa è più cattiva del, di Oswald che si vuole vendicare. Let's go back to the village, Mahina. Che vuole ammazzare chi ha detto che ha ucciso la famiglia, cioè... Cioè uno parte, vabbè, no, quella storia drammatica, la guerra, l'omicidio. E poi c'è questa sciallissima, sì, e mangia vivi gli animali. Sushi di iguana. Allora, usa il radar per l'angolo inferiore destro, il controllo dell'area circostante e orientarti. Vabbè, per continuare la storia secondaria, punto di salvataggio, oggetto nascosto, altro. Perfetto. R1 per attivare o disattivare. Oh, ma non me lo teniamo. Ok. Veramente bellissima la mappa. Ho fame e non ho niente da fare qui. Mamma mia che bella. Mamma mia che bella che è. Che bella che è. Proprio bella bella. Troppo bella. Ma sono tutti gattini. In realtà sono lupi. A me sembrava un gattino lei. A quanto pare sono tipo lupi bianchi. The storied hunter returns to the village. E l'iguana dov'è finita? Hmm? Humans? Non mangi gli umani, giusto? Gli umani non si mangiano. Come on, Mahina. Però di una mappa ci sono spesso route nascoste. Ah, sì, sì, sì. Ah, ah, gli umani cattivi, ragazzi. Gli umani cattivi. E quindi, come siamo degli umani... So give us some of your forest too. Va bene. We humans need it. Mi piace. Bella la democrazia. This is pointless. They're animals. Can't hardly talk even. Non è vero. Maybe they'll understand. Ma basta, stai fermo, stai che tiri fuori il ferro, stai fermo un secondo. Hey, if Kohase hears about this,
It's the warden. The warden of the isle. Chi è? Chi è? Ah. Be gone, oh humans. Be gone. Beh, il lupo di Narnia comunque questo. In peace since time immemorial. Now, you who came after seek to rob us of it. Infatti, non ho capito. We had an agreement. We divided the land. Ci siamo divisi queste terre equamente senza sconfinare. Ah, ma sono esseri umani, sono cattivi. Right. Aslan, esatto. Beh, a noi ne servono di più. Mi piace questa cosa. Perfetto. Magari smettete di fare bambini, che dite? Your greed betrays you as always. Appunto. You felled the forest so your settlements could grow. Instead of plotting to steal the forest, better you should learn to coexist with it. We don't need coexistence. Ecco. We need land. P'apposto. Maybe we should take this whole village. Il ruggito meno convincente della storia dei leoni, però. I knew it. Humans from the next village. And I still haven't had breakfast. Let's get him out of here. Ancora non abbiamo fatto quella. Belle le orecchie che si muovono, oddio! Non ha ruggito, ha soffocato un rutto. Durante il giorno è andato a provocare gli abitanti. Ah, ma anche durante il giorno? Quindi? Però non li corrompi, tipo. Aspetta. Non lo fa. Umani, perché arrabbiati? Meglio andare d'accordo. Non posso. Non me lo fa fare perché mi ha detto che posso farlo. Non posso. Il comando non funziona. Non abbiamo ancora fatto colazione. Gli umani, mandiamoli via. Ecco. Il verde. Il verde, scusa. Ah, ma provocare... Ah. Pussa via. E se lo batto? E se lo batto? Here we go. Ma non ho. Come on then. Ah, ma resta... Ok. Mahina! Però se faccio... Faccio questo... L'ho incenerito! Si è incenerito! L'umano non è morto, cioè non l'ho fatto a pezzi, è diventato polvere. Ah no, peccato, sarebbe stato bellissimo. Pensate se si polverizzava. La pagherete cara, luride bestie. Vabbè, è un fantasy chiaramente, perché nella realtà gli esseri umani sarebbero arrivati qua e se ne sarebbero scopati. Allora, è una live sponsor, quindi io mantengo un contegno chiaramente, però sapete benissimo cosa stavo pensando. Non è successo niente. So quick to resort to violence. Thanks, oh Chad. Our hero, family's pride. Ma sono tutti tantissimi. Hunting was good today too. Looking tasty, looking good. Looking good, looking tasty. Hold on while I prepare it, okay? Allora, può trasformare la carne dei mostri cacciati in oggetti. Potrei... Quando
nel quadrato non si avvicina ad altri personaggi e seleziona un mostro. Ah, lavora in questo senso, ma non voglio! Lavora la carne e serviti gli oggetti ottenuti. Per utilizzare gli oggetti ottenuti nella lavorazione in battaglia, oppure colazione, viaggio, a cattiva. Gli effetti sono i più disparati, scoprivi tutti. Lavora la carne del mostro e dà la carne secca se mi be... Ma non voglio! Ma la mia iguana! Non voglio! Niente, devo per forza fare... Non si può lavorare. Non è possibile lavorare il tuo compagno. E niente. No! No! Addio, iguana gigante. Here you go. Enjoy. Mmm, good smell. Looking tasty. Looking good. Looking tasty. Looking good. Meet me on the western hill. Quindi sono tutti scemi tranne we noi. Can talk while we eat. Sì, sì, era ancora viva, l'abbiamo fatta a pezzi, una cosa terribile. Fare niente qua. Niente. Niente da fare. Voglio esplorare. Aspetta, tipo, non posso qui non posso passare ancora perché là c'è lo scrignozzo. Niente, devo seguire la trama. Vabbè, ci sta, ovviamente. Whee! Che bella la mappa, mamma mia. Pernotta, prosegui il viaggio. C'è qualcosa da rubare? Ruba gli abitanti del villaggio, no? Umani fanno paura, loro sempre arrabbiati. No. No. Quindi se provochi e perdi, la reputazione si abbassa. Ascia dei semibestie. Arco dei semibestie. Carne secca. Ah, giustamente non hanno i soldi loro. Carina questa cosa. Non hanno i soldi. Hanno la carne. Arco del viandante. Costa un sacco di soldi, bro. Vabbè, non faccio niente per ora, poi vediamo. Vabbè, andiamo di trama, vediamo che cosa ci vuole dire Aslan lì. Tasty stuff, huh? Especially the leaner bits. Yes. Meat hunted by an apprentice always has. Che la carne magra sia più buona. Onestamente mi dissocio, diciamo che per pura logica di recettori chimici in bocca, sono una cosa grassa e più buona. Però sia più sana, siamo assolutamente d'accordo. And today's quarry was a king iguana, I gather. Che volevo tenermi in party. Your bow preserves the forest's balance. I do my best. Giustamente, l'iguana magari. No, l'iguana non l'ho mai mangiata. I'm getting pretty good at this, right? Però da cacciare a parlare bene. But also talking. Sì, infatti lei parla meglio degli altri. Oh! Don't praise her too much, Juva. Sì, no, il gufo è dolcissimo. Mi dispiace per la volpe, era molto carina, però... Dai, il gufo è il gufo, ragazzi. Sono passati 10 anni dal vostro incontro.
carne magra è quella umana. Tutti, Geronimo, sono tutti disponibili i personaggi. Quella povera creatura. Ah, si parla di quella, sì. I looked all over, but never did find them. Put that out of your mind. What happened that day was fate. Ok. Anyway, I gave Mahina enough love for both of them. Oh, che dolcezza! Good to hear. I have ruled as warden of the Isle for many years now. Sì, Geronimo, penso di sì. Penso si possa fare così. Non so, l'ho appena avviata, per cui non lo so. Però i personaggi sono tutti disponibili. Sono a capo di questi sono moltissimi, moltissimi anni. Tra l'altro l'effetto dietro dell'acqua è bellissimo. Un giorno anche la mia vita, vabbè, ovviamente questo crepa malissimo. Se l'è appena gufata. Il mio corpo sarà proprio come questa carne. Ah, mi sembrava che mi stava per dire quando muoio voglio che mi mangi. Cosa che probabilmente vuole che faccia comunque. I don't know, Master Juva. Sounds kind of heavy. A hunter has to travel light. Oh. I'd rather keep going out every day to hunt up some good eating. I see. Tell me, have you noticed the change in the forest? Sicuramente sta cosa scarlatta è colpa degli esseri umani, figuriamoci che non ti ha svegliato qualcosa. It's like the whole forest is afraid. Esatto, come se la foresta fosse spaventata da qualcosa. Il doppiaggio inglese è un po' diverso dal testo, comunque. E ancora vengono a rompere le scatole. Well now. What business has the chief of the human village here? Forgive my people for what they did. I came to offer this by way of apology. Cosa ci porti? Palesemente avvelenata, sicuro. I did not think you had such humility in you. It makes me uneasy, if I am honest. State your true business, Kohase. Kohase. Of course. You are beasts, after all. A young girl from our village wandered into the tombs of the warden beasts. Un giovane nostro viaggio è entrato nel cimitero di Ire. Danger stalks those ruins. Va bene. Humans who enter are never seen again. But this is not the case for you who were here on this island. Okay. Will you enter the ruins and find our lost girl? If you bring her back, I am sure we can reconsider the question of our land. Ma noi non vi dobbiamo niente. Cioè, non ho capito questa cosa. Do you take me for a fool? Ma che non ho capito. Ma non vi dobbiamo nulla. Those ruins are crawling with monsters. Our kind has no guarantee of return from them either. You ask us to risk. Come dovremmo rischiare la vita per voi umani? Ma infatti. That girl had her fate, as do we all. No, ma c'è. Noi accettiamo. Ecco. Va bene, vado io a salvarla. Oh, Chet, what are you saying? Sono una trappola. When it matters most, be true to your heart. Not your eyes or nose. Oh. But you know how dangerous the ruins are. And this is a human child. In time, she will repay your kindness with hate. Human, beast, that's not important now. And my heart tells me to save that girl. Che succede? Il primo l'ho visto giocato. Ragazzi, non guardo la chat e sto seguendo i dialoghi, ma il primo l'ho visto giocato da Sabaku, non l'ho giocato io, l'ho seguito mentre lo giocava, ma non l'ho giocato direttamente io. Ai tempi non avevo neanche una Switch, per cui non volendo non avrei potuto.
go. Va bene, dai. I am in your debt, Beastling. Sì, sì, no, ma questa tipa non è per niente malvagia. My name is Ochet. Oh, and leave that meat here. If you cared half as much about your own life as you do about meat. Come on, Mahina. Non è la carne avvelenata. Allora, va bene, questo l'avevo capito che qua si salvava. Vai al cimitero dei re e cerca la bambina. Semibestia, anzi Ochet, ti chiedo di trovare quella povera ragazza. Non sapevo si potesse parlare con semibestia. Mia cara allieva, fece ciò che ti dice il cuore. Ok. Vabbè, quindi è arrivato il momento di comprarsi l'arco del viandante. Oddio, allora così potrei. Beh, in realtà penso che mi convenga fare questo, non posso rivendere le cose mie. Immagino. Anche perché probabilmente non avevo equipaggiato. Beh, oddio, in realtà. Menu. Mostro. Posso vedere il mio equipaggiamento? Livello pericolo 5. Vedere. Ah, ecco. Non me lo fa vendere, penso. Non credo di poterlo vendere. Cioè, scambia tutto. Materiale, corazza, copricapi, oggetti. Ma non mi fa scambiare. Posso solo comprare. Sì, Rufy, sì. Sì, dovrebbero darmi la key fra poco, mi è arrivata una mail. Ok. Ora forse posso andare di là? Magari non mi blocca? Niente. Natch. Niente. Vabbè. Ci ho provato. Spippolo un pochino. Esatto, Gabelt. Esatto. Quindi adesso ci sono gli incontri. Esatto. Che cos'è? Ruspide Isolano. Allora, mi ha rallentato? Ha fatto velocità ridotta, sì. Schivata, veleno, silenzio, cecità, terrore, perdita di sensi, sonno, confusione. Sono deciso in modo casuale fino al primo attacco subito. Attacco quindi incrementato, elementale, difesa, precisione, critico. Here we go. Ah, quindi è debole comunque. Ah, l'ha catturata in automatico. Ah!
Ma posso smembrarla? Per uno? No! No! Mannaggia. Come per uno? Se trovi un molo, usalo per spostarti sull'acqua con una canoa? Ah! Ah, posso tagliare qua. Qua non posso passare. E a che serve questa? Pure in acqua! Che schifo! Che schifo! Eccole che dà comunque. Una carlecchina. Secondo me questa è debole. Secondo me questa è debole all'elettricità. No. Oh, ma che botte incredibili. Oh, ma ho capito. Oh. Stronzo e fedente. Let's go. Voglio la... Ma come? Il 75%. Mi sta uccidendo, mi sta... Ma veramente? Disgraziata. La carne marcia, non la voglio la tua carne marcia. No, ma l'acqua è bellissima. No, meno male ha dato l'erba e la cura. Ho preso un sacco di botte. Diario, mappa del mondo, inventario. Ah, un alleato alla... Ha ripreso il PV, ma proprio così. Carne secca, un po' di PV e PA. La prugnola, me la ricordo la prugnola. La prugnola. Poi ho soldi, oppure i soldi. Ma che soldi? Ah, scrigno. Sì, ma non mi puoi dare una... C'è schifo la carne secca dentro la... Lo scrigno, no. Ma livello pericolo 5. Io sono a livello 0 qua. C'è odore di umano. Io salvo che sono cagata sotto. Era lì per essere conservata, sì. Ready to be prey? Sì, ma... Prey away. Here we go. Capito, quindi posso vedere comunque cosa mi dà insalata mista. Dall'insalata mista. Parole. Io non ho veramente parole. Posso? Grazie. Cioè, boh. Au. Continua a darmi cose per il veleno, mica cose per curarmi. Ah, perché è salita di livello. Quindi qua se sali di livello ti cura comunque. Ok, almeno. Arco composito. Dopo che l'ho comprato nuovo?
Ma ti odio. Vabbè, è meglio di quello che ho. E niente. No, ma meno male, almeno questa cosa sale di livello e ti cura, almeno questo, perché comunque... Ma me lo ricordo che comunque Octopath Traveler non era così facile, eh. Here we go. Finché mi fai le tue cosette stupide. Let's go. Piano, dovevo fare l'attacco potenziato. Finirà presto la pacchia. Cos'è? Niente. Osso. No, è delizioso, no, da vedere è veramente delizioso. Non gli si può dire niente. Ma anche le musiche sono bellissime. Ah ah. Noci precise. Cosa sono le noci precise? Noci precise. Incrementa la precisione. Membrana di batrace. Porché la lama? Che siamo scemi? Bene. Bene. Due colpi. Bene. Facciamo che. 7%. No. Colpo mirato, ali di tuono. Perfetto. Quindi. Mantico, raga, una robetta così da poco. Non posso? Che sta succedendo? Ah, perché devo scegliere lo... Mi sono assicurata che non si alzasse più. Non credo che scopri le debolezze elementali. Il gufo fa un attacco. Non... Forse boh. Ah, ma subito così? È su un mostro. Hey, there you are. Ah, si era persa. Ha fatto 10 metri comunque. No need to cry anymore. I'm here to rescue you. Oh no, è normale la bambina. I wouldn't worry about the details. But everyone says not to make friends with beastlings. Carina il doppiaggio della bambina. They do, huh? We're actually pretty nice though. Con le orecchie che si muovono. Still. Vabbè, senti bimba, se non vuoi seguirmi, resti qua in mezzo alle ossa di animali morti e io me ne torno a casa, che ho fame, sì? Ecco. Niente. Well, this is a problem. Non vuole seguirmi. Non vuole seguirmi. La devo accattivare. No, vabbè, rido troppo. Se la lascio là, posso andare avanti? Ah, ma siamo proprio... Ah, dove eravamo? Ah. Ma questo è diverso. Questo è diverso. Questo è più forte. Tra l'altro non so se vedete. Tira l'arco con la lingua. È bellissimo. Thunder Birdie. Got it. Over
over here. Merdissima. Cinque mi ha fatto di danno. Sì, io con abilità curative non ho niente. Io non mi preoccupavo. Cioè. E se non l'avessi? Bambina smarrita, va bene. Ok. Con la carne secca. Have some jerky. Io la seguirei. Se mi desse la striscetta di carne secca, io la seguirei. Ecco. Oh, thank you. A posto. I was so hungry. Ma il mostro lo posso usare fuori dal combattimento? If we can agree on that much, we're practically friends already. Ora possiamo anche uscire, però, sì? You think? Ah, infatti, infatti, non lo posso usare fuori. What can that be? Il boss. What is it? We'd better go. It's almost dark. Ah, niente. What is it? The night is here. Scesa la notte. The isle birds are calling. C'è qualcosa. I pappagalli. Leave this place. Get far away. I pappagalli. Calamity. Una calamità sta per arrivare. La bambina, palesemente. You can tell what the birds are saying? Isle birds are easily spooked. They're more sensitive to danger than anyone else. Non ha comunque risposto alla domanda, però sì. Tutta la foresta urla di terrore. Calamity? What exactly is coming? This doesn't feel good. Let's hurry back, Ochet. Decisamente. Good idea. Sì, esatto, ha risposto Cagliostro. Ci sono vari modi e poi comunque c'è ogni tanto appare anche su Streamlabs c'è il link, sono due link diversi, quindi se scrollate la chat appare il bot che ogni tanto lo fa apparire il link, i link. Quindi niente boss? Adesso c'è il boss. Cosa porca Whoa. Miseria è? What is that monster? I've never seen anything like that before. Che schifo. Is that what the Isle Birds were anxious about? Sorry, but I'm gonna need you to move. Che so schifo. Right. Let's go. Cucciolo misterioso. Non posso catturarlo, lo immaginavo. Come on then. I'm hungry. Detto con questa musica fa molto disagio. Disagio. Come on then. Now. Let's go.
ancora vivo. Here we go. Sì, l'ho visto. Sì, il problema dei coach è vedere la mamma non è lontana, esatto. Sì, no, ma infatti stiamo andando allo scrigno. Penso che si può raggiungere lo scrigno qua, no? Esatto. Anello infallibile. Vabbè, precisione. Bambina, non posso parlare, non posso evocarla in combattimento, la bambina. Ecco che arriva, adesso c'è la mamma. What the... Oh, shit! What happened here? Village. Our village. Mm. The monster came. Smashing village. Oh no! Where's Master Juva? Fighting monster. Ah, sta combattendo, dai, dai. Oh, Chet! What's wrong? You stay here with the others, okay? Okay. Let's go, Mahina. Aha! Aha! Vabbè, questo non... Ok. Cosa mi vendi? Una schifezza. Vabbè, il brocchiere... Ah, queste potrebbero essere interessanti, effettivamente. Non me l'ha equipaggiato. Sono... devi premere X 100 volte per confermare. Ok. Poi lo equipaggio. Mettere curativo. Prugnola non la compro. Ok. Mentre dicevate... Quindi è una cosa definitiva, per quel che può valere. Abilità, apprendi abilità. Ah, perché nessuno mi ha fatto il tutorial di questa cosa? Sfera un potente d'attacco con l'ascia contro un nemico ricevendo effetti positivi a seconda del suo tipo. Se un attacco fisico contro un nemico, bersaglio sopravviverà comunque... Ah, questo è buono per... per catturare, ovviamente. Colpo di grazia. Perché non lo uccidi, no? Mastro Shikuta, no, l'ho detto all'inizio della live. L'ho visto giocato a Sabaku, ma non l'ho giocato io. Anche perché ai tempi, quando è uscito, non avevo un Nintendo Switch. Quindi non avrei potuto, anche volendo. Abilità extra, abilità di supporto. Vabbè, allora, facciamo smembramento. Puoi acquisire abilità nell'ordine che preferisci. Il loro apprendimento richiederà un numero sempre maggiore di punti classe, quindi scegli con attenzione. Usa il PC ottenuto per apprendere nuove abilità. Scegli abilità, vabbè. La prossima costa 100. È carino, puoi scegliere l'ordine che preferisci. Allora, io salvo perché non si sa mai, ma... Che mi dicono loro? Mostri, scelti, attacca, villaggio in pericolo. Posso evocarlo, ma non me ne frega niente. Non mi sembra molto forte. Specialità pausa pausa. Lei no? No, lei non si può.
Poi evocabile 8 significa che si può evocare 8 volte, penso. Cioè, non, altrimenti non riesco a capire. Vabbè, non... Master Juva! And what is that? What is that monster? E non me lo fa vedere. Che cos'è? Be gone, Calamity. Calamity. Leave this place. So, the change in the island was your doing. I have not seen its like before. Where did it come from? Could it be a harbinger of the coming night? No! The years have dulled my edge, I see. No, Chet, flee. It's too strong. No, no running. Oh, Chet. Se sei un leone in una storia, molto probabile che tu muoia comunque. Whatever this is, it hurt the villagers. Come on, you want to fight? Here I am. Come on then. Ma che bello! Right. Huh? And now. Porca vacca! È debole alla lago, se ho sbagliato. Mi devo curare. Questa cosa di provoca mi dà... Mi fa rincretinire perché non è provoca. Cioè provoca, ma non è provoca. Perché, perché è un'evocazione, non è una provocazione. Ah. Oh no. Oh no. Oh no. Sì, sì. Sì, sì, Cagliostro, è vero. Sì, sì, le boss sono enormi, ma anche quando sono persone. Allora, poteri latenti. Questo comando che attiva una capacità diversa per ogni personaggio diventa disponibile riempiendo la prosida barra. Una volta riempita il tutto, potete attivare il potere latente. La barra potrà rendere subendo danni o dominando i nemici. Ok. Però non mi hai detto come usarla perché non è ancora pronta, immagino. Però non so che fare. Time to finish this.
Ok, ora si dovrebbe essere riempita. Vagito, che schifo. Oh, perfetto. Se premi il triangolo durante il turno di chat puoi attivare il suo potere latente. Dovete l'abilità speciale senza la sua FA. Urla, ho fame. Allora, infligge danni fisici elevati a tutti i nemici. Riduce la difesa elevata di tutti i nemici. Il tettone riduce i punti scudo. Infligge danni fisici molto elevati a un nemico. Vabbè, ovviamente uno fa questo. Se l'è mangiato. Se l'è mangiato. Che morire, comunque. Cioè. Can't go wrong with jerky. Right. Tipo, attacca un punto debole elementale. Fatto un sacco di botte gli ho dato, però niente, eh. Però manca poco, manca poco. Manca poco, è rosso. Muori! Oh, perfetto. I'm hungry. Ci mancava pure non salire di livello, eh? Attenzione, a prugnolona spirituale mi ho ottenuto. Sì, ma è proprio brutto, cioè brutto nel senso positivo, eh. Bello perché è brutto. Poi viene a pensare che sia la versione deformata della volpe che abbiamo tipo abbandonato all'inizio. È stata corrotta. Poi magari no, eh. Ma... Oh, Chet. That creature was only the allora beginning. No, c'entra niente. A greater calamity approaches our island. The night of the Scarlet Moon. The night of the Scarlet Moon. The Scarlet Moon? Once che mondi orribili. Years, una notte ogni 400 anni. Hai il culo. This night brings disaster and destruction. Vabbè, una notte sola. Mi pareva che era tipo la notte eterna. Una notte. Deve succedere una notte. Follow me, Ochet. Ah, quindi non è. No, non è morto, non è morto, è solo ferito. Grazie per l'aiuto, comunque, umani. Well done, Warden. I should have known you could best that creature. And you, the Warden's chosen hunter. Did you come all this way to offer mere flattery? Ma non mi hanno aiutato molto comunque.
Tonight ho scelto Joyce the Hunt, no, esatto. To offer thanks. You saved our village and brought home our lost child. I am in your debt, oh warden. Consider our quarrel over territory settled. Ah, ecco. Come. Master Juva, do humans ever get tired of talking about territory? It is their greed talking, Nochet. There is no point in engaging them. There is no point in engaging them. Bellissimo. Kinda seems like now might be a good time to cooperate, though. Beh, sì, effettivamente. Come, Nochet. Right. Ma che bel culetto che è il lupo. È il lupo, il leone. Bel culino, tondo. Non si era mai visto, forse. Non se lo ricorda. Sì, l'abbiamo già letta questa cosa. Gaia, Talassa e Chione, vabbè, Cion sarà. A lungo essi hanno protetto l'isola, ma sono dovuti partire per diventare guardiani di terre lontane. Sì, ora sappiamo i nomi. Va bene, dovranno essere condotti in momento all'isola prima che giunga la calamità precisa di Cicicicicic. Poveri! Ma oui a te, grazie, grazie mille. The Night of the Scarlet Moon? It is an old, old legend. But it appears to be on the verge of coming true. You once told me that the island would be too heavy a burden to bear. And yet, it cannot be borne by any other. Sono tutti stupidi nel villaggio, siamo le uniche persone intelligenti. Guardate, è bello il fuoco, i particellari delle torce, bellissimi. Guardate, belli. You must go, Ochet. Ho detto, porta per un viaggio. The island must be prepared. The three creatures of legend. What? But Master Juva, if I leave the island, where will everyone get their food? Più che legittima questa domanda. We will manage somehow. Poi suppongo, quindi forse loro sono solo carnivori, perché insomma ti metti a coltivare, non rompi le scatole. Non è che devi cacciare per forza, però forse loro sono carnivori. You are special. Beh, carnivori in realtà no. Cioè, penso che possano pure, ma è vero, sono principalmente carnivori comunque. The moment I saw you as a newborn babe. Ma infatti i genitori? One day. This child will save the island from molto specifica questa voce, comunque è stata proprio ok. I trusted that voice and raised you to be a hunter. Io pensavo tipo ho avuto un presentimento che saresti stata destinata a grandi cose. No, 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 proprio avrebbe salvato l'isola dalla calamità. Ok. All right, Master Juva. Però sì, ma prima che lasciasse lei cacciava qua Aslan, cioè volevo dire Juva, no? Cioè, sono un gruppo di scemi, questi sono qua. Oh, carne buona. Sono tantissimi. Va bene. Ok. Spoken like. Lui è fierissimo di noi perché, mamma mia, una buona ne è uscita, una è uscita. Cioè dice, almeno gli umani sono cattivi, ma almeno non sono troppo stupidi. Sono tutti doghi praticamente, sono dei... Ma dei pug. Cioè sono tipo, sono dei carlini, più che dei lupi. Noi siamo l'unico lupo, gli altri sono tipo dei volpini forse. Sì, è una tanta. Che bella la musica comunque. Oh, no!
I must rest. No, 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 Master Juva? No, 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 Master Juva? No, e poi chi caccia? No, no. Ok, sta dormendo. Ok, meno male. Don't do that to me. Carina questa cosa, eravamo tutti convinti che stesse per morire, invece si è veramente addormentato. Vorrei farvi notare se è addormentato al posto pericoloso, comunque. No, meno male, meno male. Sleep well, Master Juva. Ok. Mi sono spaventata. Sono spaventata. Bellissimo, ok. Sì, è carino, c'era la musica drammatica, c'era il crescendo della musica, invece yes, poi stavo dormendo. Sì, è un po' vaga comunque come indicazione il mondo. Well, I'm sure I'll figure it out. I'll search at my own pace. Il gufo non è convinto. I'm starting to look forward to this. Secondo me hai fame. It's gonna be my greatest hunt yet. Poi sicuramente andranno combattuti per dimostrare di essere degni, no? I'm getting excited myself. Ah no no, ok, mi approva. Right? Bellissima la musica, davvero molto molto bella. Oh Chet, take care. Be well, come back. Be well, come back. Mangia bene. Va bene. Warden safe. Trust us. Keeping safe. Healing wound. Thank you. Thank you, amici. Jerky. Taking. Eating. Ah. Jerky taking. Jerky taking. Thank you, everybody. Non re. Allora, in italiano come l'hanno. I sottotitoli non li fanno sembrare come sono parlando. Sirio, io mi dissocio. Mi dissocio. Sono dei doghi. Sono preziosissimi. Cioè, qui sono arrivati gli umani. Sono arrivati gli umani, tipo aggressivissimi. E quelli erano tipo là, non capivano. So, sì, sono dei volpini. Sono là, così. Con gli occhioni. Secondo me sono pure carinissimi. Sono tipo più tonti, non capiscono. Allora, Oshet parte dalla sua isola per superare la notte della luna scarlatta, una calamità che si verifica ogni 400 anni e va a trovare tre guardiani. È la prima volta che lascia le sue terre. Cosa vedrà, cosa sentirà e soprattutto cosa scoprirà? È finito? Già finito? No! Ah no, non è finito. No! Ah! L'avventura continua in gioco completo, ma comunque esplorare liberamente il mondo per il resto di queste tre ore. Altri sette viandanti ti attendono. Ma quindi ho tre ore per personaggio, non ho tre ore in totale, perché otto personaggi in tre ore mi sembra... No? Mi sembra troppo poco. Al ritorno di Chet trova tutti... Sì, sono tutti umani, esatto. Ah, quindi qua sono gli umani! Oi, 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 alla mia età trasportare pacchi pesanti è una gran fatica. Quindi sono proprio, ma sono proprio di rimpettai. Mia figlia non ha il senso dell'orientamento, le basta poco per perdersi, sono io. Mi piace la carne secca, mi piace molto. Cosa si fa per fare amicizia? Vorrei tanto conoscere meglio se mi piace andarci d'accordo. Trovare persone bisognose del tuo intervento. Ricorda, i loro problemi potrebbero essere risolti in diversi modi. La storia secondaria è un ponte fra le specie. Ah. Oggi è un nuovo giorno, ce la farò. Sì, ma tu sei davanti al mio... Sono un altro po' di cosine da fare. Tu che vuoi? Cambia gruppo, no. Ascolta una storia, ripristinare. Personaggio che presentano. Ah, ok, non posso ascoltare niente. Ripristina reputazione, la mia reputazione è impeccabile. Ok, vabbè, qua non posso fare niente. Se invece hanno trattato con fermezza, come se fossero animali domestici. A me duole dirlo, ma ha ragione. A questo punto mi duole dirlo, ma ha ragione lui.
Incrementa la difesa fisica un alleato per 4 turni. Allora, innanzitutto vendiamo qua lo scudo di legno, non me ne frega niente. Scuro e grande da taglia legna. Sì, però quanto costa? Sì, ma quanto costa? Muletto del viandante, PV massimi più 30, difesa fisica più 5. Oh, buono. Scusatemi, io compro queste cose. È che... ah, ok, l'ha fatto. Io lo compro. E gli vendo qua la schifo infallibile, com'era? L'anello infallibile. Vabbè, più 20 è tanto, però boh, secondo me non ne vale la pena per adesso. Voglio andare un pochino più ignorante. Vabbè, allora, vediamo un secondo di fare questa secondaria. Posso rubare agli umani? A posto. Sacco di soldi! Ah, quindi sono comunque 3 ore. Ah, no, no. Vabbè, ci focalizziamo qua. Anche perché mi hanno chiesto di giocare lei, quindi non perdiamo tempo. Diciamo, cioè, perdiamo, non è tempo perso, però. Tu che... sono riuscita a trovare questa l'isola dei semibestie. Era tutto vero. Quel libro scritto al mio antenato non era un puro e semplice lavoro di fantasia. Ma la bambina? Carissè che è buono, molto. Non ho niente da fare adesso. Madonna. Disastro di. Allora. C'era un viaggiatore umano giorni fa. Mi ha regalato una carne che pizzica la bocca. Era buonissima. Se avessi la ricetta la cucinerei. Voglio la ricetta. Anche io voglio cucinare la carne che pizzica. Sì, è piccante. La carne che pizzica. Quindi? Allora. Status bar, diario. Cerchi la creatura leggendaria. Missione di Ochette. Deliziosa carne secca. Ovviamente la bambina. Queste sono tutte cose... tutte le cose abbiamo fatto. Ma io come faccio a vedere le missioni? Status. Missione del giorno. Abilità. Come faccio a vedere? Storie secondarie. Ok. Carne che brucia la lingua. Voglio cucinare la ricetta. Insegnamela. Vorrei tanto farmi un amico. Non se mi bestia, non so da dove cominciare. Allora, vediamo. Vediamo. Sì, la carne pepata. Sì, vabbè, piccante, esatto. Allora, non è che tu hai la ricetta? No. Materia di ripristino in PV, foglia capriccio. Oliva della vita, no. Io non penso che la missione sia... fuori. Signora, niente, non mi... chi è che fa la carne che pizzica? Un cuoco è venuto a far scorta di ingredienti. Ci ha preparato un pollo piccante e favoloso. E poco tempo fa, dov'è? E dov'è il cuoco? Dov'è il cuoco? Mi serve il cuoco. Dammi il cuoco. Non lo trovo. Il cuoco, forse non è qua? Non è detto che si possano completare tutte? Che qua non c'è il cuoco sicuramente. Io non penso che ci sia il cuoco nel cimitero. Vabbè, allora. Beh, poverini, ormai. Indenne, bonus indenne, ormai siamo potentissimi.
ma mi ero persa lo scrigno, ma sono scema. Sono scema. Vabbè. Assolutamente. Vabbè, l'ho preso. Guarda, l'arrabbiatissimo! No, no, che potere latente. Ma meno male che non si attiva in automatico. Lo posso catturare? Un po' di male. Dai. Oh, perfetto. Una volta tanto. È vero, tranza di Final Fantasy 9? No, ma infatti la tranza di Final Fantasy... Stavo pensando esattamente a quello. Che fastidio. Che fastidio la tranza di Final Fantasy 9. Magari qua c'è qualcosa che... non abbiamo... visto, possiamo andare più avanti. Ready to be prey? Let's go! Ok, questo è andato. Proviamo, vediamo. Maina, vai. Attacco perché. E ancora. Schiaffoni. E basta. Sì, sono da PlayStation 5. Però se volete. Cioè, tra l'altro il comando pure nel titolo della live. Ogni tanto appare anche in chat. Comunque, se volete più informazioni sul gioco, le varie versioni, piattaforme, c'è il link da cliccare. Però io sì, lo sto giocando a PS5, ma non penso che. Cioè, comunque il gioco alla fine non credo che cambi moltissimo. Falsa la pena assolutamente. Sì, ma non è assolutamente falsa la pena. Ora voglio capire, ora che l'ho catturato, ne ho due? Ma come funziona? Meno male sono salite a livello. Tipo adesso come funziona? Mostri come li vedo. Abilità. Status. Non li posso vedere. Da qua, per forza. Ah, ne ho due. Ne ho due. Ok, ne ho due. Beh, qua non c'è niente. Sì, esatto. Ma sì, lei è l'unica. Lei è l'alfa del gruppo. Gli altri poverini sono un po' scemi. Poi cos'è questa cosa? Io sto cercando di individuare, cioè questa creatura, no? Tentacolosa. Stavo cercando di individuarne un po' l'anatomia, ma non mi è molto chiara. Cioè, sembra tipo un cespuglio di tentacoli. Vabbè, usciamo da questo luogo di perdizione. Allora, vabbè, il fatto degli incontri casuali fa vecchio, lo capisco,
Perfettamente, sono io la prima a essere un po' insofferente, ma per una mancanza di pazienza. Però alla fine è proprio il gioco che vuole ricordare quella tipologia di esperienza alla fine. Quindi, ma io, sto cuoco, dove lo trovo? Il villaggio di villaggio delle bestie. Ah, un bambino, mi fa piacere. Forse, non, per carità, non è detto che si faccia qui, Cioè, può essere pure che magari è una cosa che devi avanzare. Perché qua... Ah, ok, si è svegliato. Senti, non è che sei dove è il cuoco? Da molto tempo guardo il mare da qua. Non mi stanca mai, è un panorama che amo. Ok, non posso... Non posso provocarlo. Sì, è vecchio stile, esatto. Vuole essere quello alla fine. Niente? Magari vendono ricette. Pensavo magari che gli umani vendono le ricette. Invece... Ah. Qua non gli posso dare... no, questo è per provocare. Qua c'è il cibo, lo proteggo, il mio lavoro. Non fare niente, il tuo lavoro. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Vabbè, questo è il viandante straniero. Quel libro scritto, però tu non sei un cuoco. Quello è bloccato. Vecchia via a nord di Le Bestie. Magari, oh, magari qua c'è qualcosa. Magari qua c'è qualcosa. Tipo, eccolo, dai. Addirittura. Filmato, addirittura filmato. Ladro maledetto, hai portato la mia valigia. Anche tu viaggi? Io sono ambientante e mi chiamo Al. Oh no, è il padre di Frey, scusate. Eh sì, Andrea, è vero, cioè questa cosa ti fanno vedere il colore del nome. E quest... a me dà fastidio, cioè io capisco che è una scelta, cioè non è un non ci hanno pensato, è voluto. Però a me dà fastidio da morire. Che non vedo gli HP precisi, perché mi fa il gioco parametrico con i numerini specifici e poi però gli HP sono tanti, tantini, un pochino, un pochetto. Ah, mi dà fastidio! Quando scende la notte che arrivano le lacrime, la sono fatta sotto il naso. Devo trovare subito... Vabbè, questa è un'altra missione ancora, quindi... Posso cambiare... Ah, puoi passare un dove al giorno alla notte... Le azioni di viaggio che i personaggi possono compiere sono del tutto diverse. Inoltre di notte incontrare i mostri più forti. Saranno perfetti se vuoi salire a livello. Bellissima questa cosa. Sì, ma io non voglio cambiare l'orario. Io voglio trovare il cuoco. Me ne frega niente di cambiare orario. Frega una cosa per volta. Hunt or be hunted. Let's go. Voglio catturare. Let's go. Mine now. E lavorarlo. Now let's grab some food. Cosa orribile. Catture lì, cucini. Ah, tra l'altro il Solano 2. Ma il Solano... Ah, il Solano 2. Il Solano 2. Isolano 2 perché... Perché no 2, non perché... No. Perché Isolano 2? Vabbè, non importa. C'è uno scrigno... Bellissima l'acqua. Veramente bellissima. Lici potenziante. Cos'è lici potenziante? Lici potenziante, incrementa la barra del potere latente. Ah, ma è consumabile, ok. Di un alleato. Allora, qua ci sono i ladri di notte, d'accordo. Bello, bello, bello.
schifo. Isolano due perché è più forte, lo spettro è leggermente diverso. Però pensavo mi desse più carne. Pensavo mi desse più carne, invece no. Che non ho... Ah. Ma carlecchina. Puoi anche morire comunque. Tiè! Continua a darmi cose per... Cioè, continuano a darmi roba per il veleno e non... E non cose per curarmi. La salute. Fetentoni. Allora, di qua pensa che vada avanti, però. Allora, vado prima indietro. Che c'era il video. Angolo di Crazy, grazie! Grazie! Ready to be prey? Here we go! I'm starving! Ma si somma questa cosa? Sì! Quindi posso fare il potere latente facendolo salire di livello! Bellissimo! Ora mi ha dato una cosa per curarmi. Bellissima questa cosa! Ah, era solo... Pietranima del vento. I figli danno la vento? Non devo correre perché sennò mi sgamano. Allora, io sto ignorando i ladri apposta perché sono una gran vigliacca. Sì, no, ma infatti si possono fare qua. Qua siamo proprio a un livello super basic, ovviamente. Anche perché abbiamo un membro solo del party, non si possono fare combo. Però, ovviamente, qua puoi fare delle robe fichissime. Ma io mi ricordo che il primo Octopath Traveler comunque menava duro, eh. Qui siamo all'inizio. È tutto abbastanza easy. Piedini grigliati, vabbè. Cosa sono? Ripristini PV di allata ne incrementa la difesa fisica per 3 turni. Allora, vediamo un secondo. Sì, endgame, esatto. Ah, ma qua è notte, proprio non si scappa. Hunt or be hunted. Ah, ho colto il nemico di sorpresa. Bene. Here we go. Mi sa che ho sprecato il dominio comunque. Let's go. Quindi. Allora, lì c'è una barca. Ah, posso cambiarla! Anche qua. Ok. Erba sonnifera. Se io cerco un cuoco, il cuoco lo cerco... Lo cerco di giorno, no? Ma mi puoi anche droppare così, comunque, non è che mi offendo. Mettere curativo. Come funziona? Possibile procedere oltre la versione demo. Vabbè.
E si chiama proprio così la zona, impossibile procedere oltre la versione demo. Pensavo fosse una cosa... niente. Let's go. Lì ho visto. Paura. Che schifo! Che schifo! Tutto pure. Oh! Oh! Basta! Basta! Schiaffeggiano. My prey awaits. And no! Let's go. Grazie, parliamo di videogiochi. Grazie per il raid. I'm starving. Adoro che urla. Ancora viva? Ah no. Comunque il 25% di cattura è tanto. Comunque è tanto. Tra l'altro mi ha droppato una cosa abbastanza rara. No 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 no. Ma sei scemo. Livello pericolo 48. Ma che sei scemo. Ho letto qua, ma no, noi non c'entriamo lì dentro. No, no. Quanto? Ma siete pazzi? Sì, sì, cross tempo assolutamente. Assolutamente, domani è un must. Stavo scaricando prima della live, poi finisco di scaricarlo. Ma siamo scemi. Beh, io ne approfitto e mi faccio... curami. Schiaffone. E mi cura. Poi ho fatto una cavolata, perché in realtà adesso salirò di livello, quindi sarò comunque guarita. Ho fatto una cavolata, non serviva. Ho perso un turno. Infatti. Vabbè. Finché non si sprecano oggetti... Poi qua non posso... No, devo andare per forza al molo. Ma quindi sto cuoco dov'è? Devo trovare il cuoco. Sì sì, grotta easy. No vabbè, farmi accoppare per il gusto di farlo, no. Questo da fuga, come funziona? Fuggi.
sempre la sfiga. Io, vedete cosa, quanto sono sfigata nelle robe di probabilità. Però no, allora, il cuoco era di Tropop, ma non veniva da Tropop, ma non era Tropop comunque. Sai che non ho mai visto questo negozio aperto? Ho trovato una bottiglietta piena di polvere bianca all'ufficio di oggetti smarriti del batterio. Vorrei restituire la gestione proprietaria, non ho idea di chi sia. Ready to be prey? Chissà cos'è. Ancora vivo? Ah no, sta curato. Now let's grab some food. Vabbè, questi li catturi e diventano carne, fondamentalmente. Ok. Vai alla Terra d'Oriente, porto di nuovo ad Esla. Vai alla Terra d'Occidente, Calabri. È un po' vago, nel senso io non so. Quanto? Vabbè, allora, una cosa per volta. Troviamo sti ladri, allora. Oh, è la versione cattivissima! Loris Orecchione! Male. Quanto fa male? Sì, ma la notte buia è piena di terrore, scusatemi. Cioè, il viaggio in caravana è più caro del traghetto per la Sardegna. Cioè, sarà lontano. Sì, ma che mondo orribile e schifoso. Andato. Quanto fai male! Anche la medusa cura i PV. Ah, ma Andrea, grazie, non l'avevo sentito. Non l'avevo sentito. Qua mi stanno dando un sacco di legnate, però. Datemi un secondo. Qua sta andando un attimo. Allora, qua facciamo una cosa importante. Max! Porca miseria! Now let's grab some food. Sì, ma le botte che prendo comunque sono importanti. Sono contenta, cioè qua bisogna stare molto attenti. Allora, questo l'avevo droppato, quindi non mi sento di aver sprecato. Eccoli i ladri.
Ma che cavolo, questa legge è piena solo di robaccia inutile. E questa lampa cosa? Non ho mai visto un posto così. Non crede che ci andrò più a lontano perché me lo chiedi. Hunt or be hunted. Here we go. Allora, gestibile. Sorry. Ok. Let's go. My prey awaits. Lo disintegra. È più forte la medusa del ladro comunque. Il ladro più scarso della medusa. Sì, Artemis è deliziosa. La grafica è deliziosa. Ma che cavolo sei tu? Miseriaccio, sta legge non mi serve. Ok. Che bello, i ladri escono di notte. Tipo i vermi dopo la pioggia, no? I ladri escono di notte. Paura. Ma può essere che lui il cuoco? Magari è tutto collegato. È una chain quest. Quindi. A me non era la valigia. Devo ritrovarla assolutamente. Sì. Ma è la mia valigia. Dimmi che l'hai ripresa dal ladro. Va bene. Mi ha veramente salvato la vita. Non è molto lasciato di insegnare la mia gratitudine. E ora vado. Prugnola. Adesso mi dà una prugna secca, schifosa. No, no, ok, vabbè, oh, vabbè, mi ha dato i soldi, mi ha dato le cosine, le noci sfuggenti. Che quindi a quanto pare sono comoda perché effettivamente la schivata ti dà tanta roba, cioè comunque effettivamente ti permette di schivare gli attacchi e sembra molto efficace. Qua non c'era nulla di no. Ah, quindi c'era la grotta. Lo sapevo che c'era qualcosa. Sembrava strano che non c'era niente là sotto. Non l'avevo visto prima. Ciao Lorena. Vedete, vedete, schiviamo. Le parole famose. E adesso. Now let's grab some food. Sempre più potenti. Adesso arriviamo al livello 48. Andiamo nell'isola. Ah, sciabellica! Sciabellica! Potentissima! Adesso i soldini per viaggiare li abbiamo. Però sono triste perché non ho trovato il cuoco. Però non ci posso andare di là. È bloccato. Ready to be prey. Devo correre. No, la lumaca non mi piace. No, via. La lumaca è brutta. Boh, vediamo un secondo. Non so dove andare, nel senso due direzioni, però. No, il ranocchio che tira l'arco con la lingua è di una bellezza incredibile. No, non volevo ucciderlo! Troppo potente! Volevo ucciderlo, volevo catturare. Vabbè, allora. Quindi, io in teoria sono qua.
No. Terra d'Oriente, Porto di Nuovo ad Est. No, ok, ormeggi. Terra Occidente, Canalbrina. Questo costa di più. Quindi andiamo dove costa di più. Palesemente una scammata comunque quanto mi hanno fatto pagare. Ready to be prey? Oh, ma è bellissimo! È grossissimo! Di città è grasso, è un topino, esatto. Topino grasso. Quindi qui c'è qualcosa? No. Scrigno. Fiala di polvere veleno. Niente. Fate che ridere se non c'è nulla. Diversamente magro. No, è morbido. È in città, quindi mangia un sacco, no? Quindi è tutto ciccioso. Poi uno fa così, no? Si attendono le torce. Bellissimo. Bellissimo. Piana di Nuova Destla. Delsta. Piana di Nuova Delsta. Nuova Delsta. Qui è proprio la città. Un tizio. Ready to be prey? Topini! My prey away. Vabbè, ancora vivissimi tutti e due. Eppure. E allora. Ci sono nemici diversi e possono apparire altri personaggi, immagino. Ma il veleno resta? Domanda da un milione di euro. No. Ok. Secondo alcune indicazioni, la notte si aprirebbe un mercato nero nei paraggi. Ah, posso pure tagliare, tra l'altro. Cos'è? Cos'è? Zombie? Che cos'è? Ratto folle. Non si sa, magari non è vero. Magari non c'è il mercato nero. Ready to be prey? Topini! Here we go. Tu ti perdi il buff. Let's go. Ancora vivo. Over here. Right. Muori. Let's go. Buone ste noci comunque. Viviamo che una meraviglia.
Era comunque la mia intenzione, quindi mi hanno fatto solo accelerare il processo. Sentite, da queste parti dove? Tipo qui adesso? No. È fichissimo lui! È fichissimo con col coso dorato lì! Che poi come funziona? Queste non sono semibestie. Aha! Aha! Interessante, interessante. Oggi l'offerta è questa, dunque. Allora... Tra l'altro questa cos'era? Che fa? Ripristina il pipì di un alleato. Cos'è che vendi? Cosa sono queste cose? Belle! Amuleto del dio guerriero, anello del potere! Anello infallibile, critico, falco, rosario della redenzione. Questo per farsi del male, va bene. Blasone, anello angelico, ok, va bene. Scudo con emblema, scudo leggero. La velocità. Ah, perché questo. Allora, questo protegge meno, però ti aumenta tre. Ti aumenta pure la. C'è molto di più quella statistica. Ok. Elmo gelido. Riduce i danni da ghiaccio. Elmo con corna. Corazza vecchia. Peggio di quella che ho. Sì, questa vale un. Questo è veramente un botto. Ah, ok. Però troppi soldi. Troppi soldi. Maledetti. Avrò un botto. Vabbè, va. Che sofferenza. Ah, di batrace, vai, sta merda. Volevo dire, sì. Lì c'è uno spigno. Vabbè, questi saranno deboli all'arco per forza, dai. Infatti. Oh, ma menano veramente forte comunque, eh. Vendiamo... No, la carne marcia no. Ok. Manca da dare a giocare a Silent Hill. Ma prima che esca il remake del 2 sicuramente ce lo rigiochiamo. Ma comunque non vi preoccupate perché ho già, diciamo, adocchiato dei giochi Silent Hill-like comunque da portare. Chiaramente non è la stessa cosa, però... Arriveranno, non vi preoccupate. Allora, lì c'è uno scrigno. Questo cos'è? Acquedotto abbandonato. Ma c'è un sacco di roba da fare sta demo. Comunque. Hunt or be hunted. Right. Yeah, io meno comunque. Tra l'altro si può velocizzare il gioco volendo. Ha solo due per però, non più di due per. Vabbè, non è poco due per. Now let's grab some food. Non si sale più di livello come prima. Scrigno. Scuda, ma adesso è più forte di quello che... Io spero di no perché urlo. Urlo, eh. No, ok.
Io spero che mi dica che non posso andare avanti, perché sennò... beh, tra l'altro là c'è un altro personaggio sicuro. In Nevia c'era un altro personaggio. Voleva andare almeno in città, quindi il cuoco ce lo siamo perso. Però almeno andare in città un secondino per vedere com'è. Di qua. Comunque sono bellissimi i nemici, sono deliziosi. Chissà qual è la percentuale di fuga. La percentuale di probabilità di successo. Quindi... mi sono persa, comunque. Chi se lo stesse domandando. Let's go. Quindi ha avuto una sfiga nera la prima volta. Gattino. Ah no, un cane. Ma quindi non c'è una città? Non ho capito. Cos'è? Che è sto figo? Tu chi saresti? Anzi no, non risponde, non ce n'è bisogno. Il mio intelletto tutto vede e tutto sa. È la curiosità a portarti qui. Una bruciante curiosità per l'innumerevole creazione sottoscritto. Arcar, il sommo inventore. Non fare quella faccia sorpresa, te l'ho detto, no? Il mio intelletto tutto vede e tutto sa. Ma torniamo a noi. Dato che quest'oggi mi sento generoso, vi spiegherò personalmente in cosa consistono le mie brillanti invenzioni. Questa che ti trovi davanti è niente meno che la mia invenzione numero uno, la catapulta trasformabile. Si tratta di un sofisticato marchingegno capace di lanciare oggetti di qualsiasi grandezza fino a un certo limite, è chiaro? Modificando i meccanismi, inoltre si può scegliere con gran precisione il luogo di atterraggio. Questa invece è la mia invenzione numero 2, gli stivali a molla. Cosa succede apponendo delle molle estremamente potenti a un paio di stivali in vera pelle di finissima fattura? Semplice, delle calzature in grado di aumentare esponenzialmente la velocità di movimento di chiunque le indossi. Sì, fico. L'idea di poco folgorante. Eppure per qualche motivo il popolino pare non afferrare il genio di questa mia trovata. Ma tu, lo vedo bene, sei una persona che sa il valore di ciò che si trova davanti, giusto? Ottimo, dunque il tuo dovere morale è aiutarmi. Ha fatto tutto lui. Questo ti dovrà spargere quattro angoli del mondo il verbo delle mie incredibili trovate. Classi secondarie, amplia le tue possibilità in battaglia. Ottieni la licenza una prova e potrai modificare la classe secondaria selezionando classi. Quando modifichi la classe secondaria, l'equipaggiamento e le armi disponibili aumenteranno. Adesso potrai realizzare anche tu i miei strabilianti marchingegni. Oh, sono pieno zeppo di idee su cosa realizzare. La fantasia non mi manca. Ciò che mi servono sono i materiali. Sui scaffali a esposizione ci sono scritti i materiali che mi servono. Ci penserai tu a procurarmeli, giusto? Conto su di te. Ma ora va, riproduci i miei marchingegni e diventa la corrente che diffonderà il mio genio in lungo e in largo. Quindi vuole essere plagiato, fondamentalmente. Si va l'impelle e viene un'ottima fattura. Capace di potenziare la camminata di chi li indossa grazie a potenti molle, aumenta le faccate e conseguenza anche la velocità di movimento. Ma non sono indicati per i lunghi viaggi, poiché affaticano molto chi li porta. Va bene. E non posso averli? Corno di stagno, lecci potenziante, giocattolo di stagno e corno mitico. Merda, non posso fare niente. Mirino critico, ampolla esplosiva. Bobina di Arcar. Una piccola catapulta a fattura particolare. A differenza dei modelli convenzionali, questo è dotato di un meccanismo regolabile e consente di mirare con gran precisione. Il caricatore permette di utilizzare proiettili fino a una certa grandezza. Non dimenticarti di procurarmi materiale. No, no. Sì, ma io voglio questi, vali a molla, bro. Questi, voglio questi. Niente, non me li dà. Ah, li ho già? Come funzionano? Ho tutto, perché non mi ho mai equipaggiato questo, questo? Come nessuna? Inventore. Esatto. Posso usare anche le spade adesso? Queste non le...
Aiuta l'inventore per apprendere l'abilità, ok. Dopo aver appreso un'abilità di supporto, equipaggiala. Apprendi nuove abilità e sbloccare ulteriori abilità di supporto. Sono le passive, fondamentalmente. Puoi equipaggiare fino a 4 abilità di supporto contemporaneamente. Sensi acuti. Incrementa la probabilità di attaccare per primo. Come si equipaggiano? Mi sono persa. Sono a letto. Ecco. Ok. Sensi acuiti. Quindi questo è bloccato finché non... Sì, no, la classe secondaria è carinissima. Di notte? Cambia niente. Ah! Aspetta. Ah no, niente. No. Ah, questo l'abbiamo... L'abbiamo fatto qui. Ready to be prey? Oh! Here we go! Ma... Ah, ma quindi non è per l'esplorazione! No, speravo fosse per l'esplorazione. Adesso siamo diventati steampunk. Siamo un furry steampunk. Totalmente a caso. Io volevo i stivali a molla per muovermi più velocemente. Però, scusami. Strada est di Nuova Destla. Io voglio andare a Nuova Destla. Quindi di qua. Strada est di Nuova Destla. Quindi di qua c'è Nuova Destla. No, non ce l'ho scritto. Ah, eccola la città. Eccola, eccola. Fatto grasso. No. Poi si lamenta tantissimo. Sentite. Facciamo già che ci siamo. Non ha debolezze elementari. Ah. È stranissimo vestita così comunque. Ah, i cigni, ci sono dei cigni. Qui non posso dare fastidio purtroppo. Ready to be prey? Cosa sono? Let's go. Pirogna rossa, tipo... Hanno un sacco di legnate comunque. Here we go. Ah, l'ho catturato! Intimidazione! Oh, ma... Ma veramente devo morire per colpa dei pesci rossi? Ma senti un po', va! Dei pesci rosa! Quale di tu? Sì, alle trecce! Alle trecce! Sono... Non mi volevo curare apposta perché stavo per salire di livello e volevo risparmiare le cure. Lidorario. Cioè, oh, ma c'è un sacco di roba. Come tutto questo... In realtà c'è ancora un po' di tempo. Let's go!
Mentre Falco, cos'era, corvo notturno, che cos'era, ma è tipo c'è pure di giorno comunque. Vuoi andare in città? Come ultima cosa, voglio andare in città. Era lì, l'ho vista, c'erano le mura. Voglio vedere sta nuova Il porcellino, oddio! My prey away. Creep. Porcello! Fortissimo! Spiedini di pollo, no! Cattiveria! Porcellino rosa morbido. Fammi entrare in città. Come si entra? È qui, la vedete? Come si entra? No, non era dal... No, i spiedini di pollo li ho fatti dal corvo. Allora, da qua... Questo è il porto. Forse da qua? Ready to be prey? Rompe le scatole. Right. No, da qua siamo arrivati. Mentre, no, vabbè, dal MIP terrina a 3 stelle. Va bene. È tutto cibo, chiaramente. Sì, mi fa molto piacere che l'ho colto di sorpresa, però io voglio riuscire a trovare l'ingresso. No, 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 giorno, lascia fare. Perché qua mi dice nuova Death laggiù. Quindi io vado qui. Here we go. Strada est di nuova Delsta. Se la strada est di nuova Delsta, significa che la città è a ovest. Perché la strada est della città, quindi la città è a ovest. Per cui io dovrei andare di qua. E infatti la città è qua. Come ci entro? Mi sono perso una strada? Un vicolino? Allora, vediamo, Dai, io vedo... dai! No! Mannaggia! Fammi entrare! Dai, qui! È qui! Dai che qui... Eccola, finalmente, voglio vederla. Oh! Raggiungere l'istante qualunque città già visitata. Puoi usare il viaggio rapido solo per spostarti tra città e porti. In determinate fasi del gioco non potrebbe essere, potrebbe non essere disponibile. Oh! Volevo guardare la città. Stay right where you are, little doggy. No, lasciate stare il pistolo. We just want to see how sharp our new blades are. No! What do you want? Got something to say, do you? Do ya? Why don't you mind your own business? Things were just getting good. Ovvio. Ready to be prey? Here we go. Uomo sospetto. Ah, son merdacce. Right.
Cagoni. Mahina! Allora, non l'ha bloccato. Here we go. Immagino che non lo posso catturare, purtroppo. Dai, muori! Non voglio sprecare. Ok. No, non penso, Winston, non penso proprio. You aren't hurt, are you? You must be hungry. Here, have this. This little one is my friend. Thank you for protecting her. I'm Throne, and I'm on the hunt for two particular individuals. Are you a traveler? Vieni con me. Would you happen to need a hand on your journey? A posto. All right. Fatta molto semplice. Ok. Not again. Not this stench every time I breathe it in. It feels as though my very lungs are rotting. The stench of blood. Scelto il lavoro sbagliato, però, eh. È che ho paura che non c'è il tempo. Hurry up, Throne. They're coming. Damn it. The bleeding won't stop. Don't waste your breath. Keep running. We made it. Forse. We should be able to get up. Scaracci. What's the matter, Scaracci? Scaracci. It won't open. The damn thing won't open. Rats finally Pirro. Up to us. Pirro e Scaracci. You catch your breath, Tony. Sorry. Now then, it's time we welcomed our guest. What's our escape plan? Come on, let's go! Inseguitore. Damn you! My turn. Be calm. Cleaning time. Cleaning time. Eat this.
Sembra carino, spazio, sembra carino. Spuda. È molto bellino. I just don't get it. Why is this door locked? Senso a chiudere la chiave, a chiave l'uscita della fogna. Era una trappola. Get up, Donnie. It's time for you to work your magic on that lock. Donnie. No, no, no. Don't tell me he's dead. E niente. Si è accesa la sigaretta. This job is a nightmare. Damn it! What the hell is going on? E niente. Someone set us up. Esatto. Era una trappola. We slipped into the Diamante estate and got what we came Diamante. For. Diamante. There was no way they could have known to have all those lo sapevano, lo sapevano. Sapevano Unless già. Someone squealed. Esatto. And only a few of us knew the plan. Which means there's likely a traitor among us. Ah, un traditore. You can't be serious. Who'd sell us out like that? We can figure that out later. She's right. We have to get out of here first. Lei sta pensando a tutta la fatica fatta per, fatto per trascinarsi il tizio che poi è crepato davanti l'uscita comunque. Lo mollano là, spero, comunque. Sì, l'hanno mollato là. In questo caso abbiamo... Tra l'altro abbiamo il... già un partita 3 comunque. Be calm. Come on, let's go. Cleaning time. Ready? Stiamo distruggendo comunque. Oh, menano, eh? There's no time to lose. Vabbè, questi muoiono malissimo, ovviamente, non c'è neanche il dubbio. Che faranno una finaccia terribile. Quanto sono chiaramente delle magliette rosse, cioè. Wait. What the hell? Sì, se gridi ti beccano però, Esatto, sapevano già che saremmo passati. What are we... Wait here. Ma no, perché? I'm going to give our friend a little surprise. Ah. Mi sembrava da sola. Durante la notte dovrebbe passare. Bisogna entrare per prendere i loro sensi. Ah. Però devi essere a livello giusto. Ah, di spalle, quindi da dietro, ok. Perdere i sensi, sì, ora si dice perdere i sensi. Good night. Cioè, di solito fai perdere i sensi una persona pugnalandola alle spalle, no? Your skills are second to none. He's fast asleep. Finish him, Throne. No. I'm in no mood for meaningless bloodshed. È santa, è santa. Because you're gonna need something to keep him busy when he comes chasing us down this tunnel. That's enough, Scaracci. Scaracci. Fine. E basta sputare, che schifo. Non capisco queste persone che sputano di continuo. Quanto sputo hanno? Gli fai perdere i sensi e non li ritrovano mai, esatto. Dai, boss. Meno che... Hold on.
We aren't in the clear yet. Sanno, eh? Traditore è uno di loro due o persino entrambi. Yeah, we've got company. E lei dovrà ucciderli. O forse. Throne, have you got that cheese? Now's the time. You idiot. Enough about the cheese. Il formaggio. We don't focus. We'll be as holy as cheese ourselves when they're through. Right. Ma perché stanno parlando del formaggio? È una metafora che non ho capito. Rats just don't give up. Non l'ho capito. Vabbè, non importa. Ready? Perché voleva il formaggio? There! Be calm. Quelli vanno in dominio. E arrivederci. Come on, let's go. Ok. My turn. Uno è andato. Oh, tutti su di lui. Basta! Ready? Ruba, buio profondo. Hang in there. What took you? I'm sick of this. No, aspetta, prima gli faccio il dominio. Poi. Ora gli faccio questo. Ancora vivo. Colpo di taglio, affilatura, perforazione cardiaca. Vai. Your life is mine. Perforazione cardiaca. Never underestimate a snake. Whew. Glad that's over. Ah, Pirro mi puzza. Pirro mi puzza. Scaracci. Mi sembra troppo stupido, sinceramente. What's that look about? You think I'm just fooling around instead of pulling my weight? That... I didn't say that. Well, I wouldn't have to fool around on my own if someone would give me a hand. If you know what I mean, Throne. No, vabbè, io ho pensato male, ovviamente non... Give yourself a hand. Are you coming with us, or do you want some privacy? Ah, no, no, era proprio quello che ho pensato io, quindi. Ok, perfetto. Ok, perfetto, va bene. Ci ho pensato male, ma era giusto. Bellissima, le luci, l'illuminazione è veramente, veramente bella. Un effetto fantastico. We made it. Ah, how I missed these filthy little streets. I would have hated to kick the bucket down there in those sewers. You mean like poor Donnie? Chi ha giusto quello? Magari no. I wish I knew. Let's head home. The job's not finished yet. Quindi comunque sono riusciti a fare quello che dovevano. But we didn't do nothing wrong. I'd rather die than face their punishment. Cosa? Addirittura. We don't have a choice. Not with these collars on. Attenzione loro. So long as those two hold our chains, we have to obey. Preferisco morire piuttosto essere punita, addirittura. That's crazy talk. I ain't no dog. Quiet, Scaracci. Let's split up. Ok, va bene. I'll deliver the mark to father. All right. Be careful out there.
scaracci, però dividiamocelo, ha seguito. A band of ruffians with connections to the realm's richest circles. Un fratello serpentinare, un gruppo di malfattori con amicizie d'alto locale e controllo del denaro e il potere di questa città. And I, my job is to steal. Sono solo uno dei tanti scanner, se mi occupo di rubare e fare pulizie. What a filthy town. Time to go home. Ok. Perché ci sono delle lapi tipo Bloodborne così in mezzo a caso? Smamma, perfetto. Specialmente non faccio affare con chi non conosco. Whee! Se cerchi di avere serio, ok, vabbè, qua non c'è niente. Fiori guariscono le ferite del cuore, ma per guarire quelle del corpo ci vuole l'alcol. Va bene, andiamo, andiamo. Io voglio finire. Non, ho paura che. Mezz'ora. Lo so. Addetta al postribolo. Il postribolo. Attenzione. Posto zozzo. Dagger is not unlike one's own hand. Flexible, deft, and capable of taking a life with a flick of a wrist. Just like you, Throne. Thank you, Father. Eva, we call this man Father. He's the leader of the Blacks, a first-class assassin who oversees all of our jobs. He took me in as a child. No, penso di istruirmi nel crimine. Ok. The mark, father. What is that staff? I hope it was worth Donnie's life. It is simply what we were asked for. Il bisturio forte è stato segnato al più nemmeno, quindi fatti i cavoli tuoi. Our client said this would be our last deal. Ha detto non vuole fare più affari con noi. It would appear there is a traitor among us. There may very well be. Perhaps our nest is in need of cleaning if such filth is lurking about. You have always been different, Throne. Tu sei pulita. You are the only one who has inherited my skills. Io non so, Channel, l'ho visto giocato a Sabaku, non l'ho giocato io ai tempi, non l'avevo. Switch non l'avevo. Which is why I have nominated you as my successor. Lately, this collar feels tighter than usual, Father. You want me to loosen it then? I couldn't if I wanted to. My key alone is not enough. Now speak of it no more. It is a badge of honor, one worthy of a true snake. Yes, Father. Very good, child. I hope you are prepared for tonight's gathering. No, è già pronta a dispensare punizioni, perfetto, ottimo. Fai un giro. Che figo! I see my adorable little snakes are all here. Let us begin our delightful gathering. Ma che faccia? We call this woman Mother. She is our other leader and manages the guild's members. Ma che faccia? Vedete, disciplina, lei sono tutto. Chi non segue questi principi viene pulito, eliminato senza pietà. Mother, Father, they are our leaders. The forces that move the Black Snakes.
Throne, my dear. Would you come here, please? Scarachi tells me that today's failure falls on your shoulders. Cosa? I worry for our future, dear. Brutta merda! The Black Snakes have long controlled this town. But father and I aren't as brutta merdaccia. The Snakes will need a new leader to guide them. Father has high hopes for you, Throne. But in my eyes, you are still lacking. Now then, time for your punishment. You want Mother's Whip, don't you, Throne? Ma non in faccia! Ma non in faccia! Oh, not a peep? A few lashes is enough to bring others to tears. You lost us a wealthy client! You've sullied my good name, you wretched worm! Ma le ha dato della puttana in inglese comunque. Oh, not even a whimper. Let's see how long you can keep that up. Mother. Can't you see I'm busy, Piero? It wasn't Throne's fault we failed. It was mine. Potrei arrivare prima comunque, me ne ha già date 10 scudisciate comunque. If anyone deserves punishment, it's me. Oh, Piero. How noble of you to come forward. Yes, what a fine reaction. In honor of your selfless act, I will call an early end to tonight's meeting. Oh, you can't be serious, Mother. Things were just getting good. Ma! Silence, you abominable reptiles. Ma! Ma erano contenti che mi stavano frustando? Now listen well. I will be leaving our little nest. For a spell. Ma sì, lei, ma i tizi. Our family is in need of fresh blood. I expect all of you to take good care of our home. Come, Piero. There is a long night ahead of us. Piero. These chains can't be severed. Piro, niente. Piro. Mother has whipped us since before I can remember. I spent my childhood beaten and bruised. I've long since forgotten what pain feels like. I steal what our clients want and eliminate those who stand in their way. That is how I've always lived. Quindi il padre è santo a confronto. It makes me wonder, is pain the only thing I've forgotten? Dark evenings are followed by hollow mornings. The cycle repeats again and again and again. Here, eat this. It's a dried strawberry. I envy you, living without a collar. Ovvio che non è la madre biologica, ragazzi. Li chiamano madre e padre, ovvio che non sono la madre biologica. L'hanno detto prima, l'ha presa dalla strada. Ah, ancora può camminare. Ok,
Perfetto, dai, si è salvato. Savo che l'avesse spezzato. I brought you breakfast. You haven't eaten yet, I assume. Thank you. Quindi non è Piro la merda, o forse. Want one? Least I can do for the best in the nest. The best in the nest. La migliore della classe, vabbè. Che c'è pure la metafora, parla di serpenti, no? Nido, vabbè. No, fa male alla pelle. I want to live a long life. Grande battuta. Then you're in the wrong line of work, Throne. Life here is like a cigarette, gone in a puff of smoke. Fatto un tiro solo. Vabbè, se lo potrà permettere. We do what we can to survive in this stump. Living with a collar around our necks from our parents. I want to rise in the ranks and get my hands on some real money. E ne accendo un'altra. Good smokes. Fall asleep in a big. La traduzione italiana mette metafora il serpente quando non ce ne sono e non ne mette quando ci sono. È vero, vabbè, è molto libera. Alla fine il senso è uguale. Cioè, quindi comunque la traduzione italiana, ora non so se l'hanno presa dal giapponese, però comunque, al di là di tutto, il senso resta sempre uguale dei dialoghi. Non è sbagliata, non ci sono errori, però è diverso. Comunque sono frasi diverse, però il senso resta identico, non cambia. Un letto gigantesco. I enjoy my life before I bite the dust. Sounds nice. What do you want, Throne? Non lo sa neanche lei, poverina. What do I want? Dei vestiti più comodi. We have to get going. Time for work. Allora, vabbè, andiamo al covo. Ancora un quarto d'ora. Ah, there you are, Throne. I have a job for you concerning our little treasure. Ma secondo me saremo costretti a ucciderlo. Scaracci. Ah, è Scaracci. How can you be sure? Ma mi pareva più sveglio di quanto pensassi. He was seen meeting with Diamante. They planned to destroy me, take the black snakes for themselves. Quel nababbo. Nababbo. Ucciderlo. Scaracci is on his way to the Diamante estate as we speak. Sneak in there, kill them both. Scaracci too? È una merda Scaracci, ma death to traitors. Giusto, è una merdaccia. However, Diamante is wary after our last break-in. There is a way in, but piano vedo la serie non mi attira, sì. Tell me. Diamante craves the pleasures of the flesh. And often invites women to his estate to sate those Quindi dobbiamo fingerci. You could disguise yourself as a brothel girl to get close to him. I doubt I could convince anyone in these clothes. Beh, oddio, Tronè, ora non vorrei dire. We are thieves. We take it. Beh, I will find myself a suitable outfit to sneak into the Diamante estate. Very good. I must leave town to attend business elsewhere. Sì, no, io to Chanel lo so, il fatto è che più che altro non si usa, sì, di solito si dice riccone. Cioè non è un termine molto comune. Riccastro.
difficilmente le immagina babbo. Oh. Now to find a disguise. Ma dei vestiti adatti. I must find a costume worthy of the role. A posto. Ok, di notte, allora, di notte li facciamo svenire. Di giorno rubiamo. Ok. Ruba i vestiti a una prostituta. Perfetto. Qua, no, mi sono persa. No, non è di qua. Di qua. Questo. Non è qui. Ah, lei. Ah, bingo, stiamo alla prossima. Perfetto. A posto. Che ci voleva? Sì, sarà la prostituta nuda per strada, esatto. Che ci voleva? E come vestita? Ma è più vestita, più coperta di prima. I was summoned by Lord Diamante to entertain him this night. Ma è più coperta di prima. Another brothel girl. And a pretty one at that. How about entertaining us instead? I'm sure you'll find us more satisfying than the Lord himself. Però non sta ridendo. Perché hanno messo non sta ridendo. My apologies, but I doubt you boys could afford my talents. My talents. Get moving. Much better. No! Now then. One soldier outside. Poi resta solo una guardia. I must make quick work of. Va bene. Good night. Ok, qua però ci sono gli incontri casuali. Guarda, è bella la villa. Time to clean up the filth. All'inizio di ogni battaglia notturna tornerà donerà potenziamento a tutti gli alleati. Cleaning time. My turn. Cleaning time. My all tidied up. Bella lei, molto bellina. Ma secondo me sono tutti personaggi interessanti, poi chiaramente ognuno ha le proprie preferenze. Però sono tutti molto carini. Questa è un consumabile. La gola gli è stata tagliata con un'arma affilata. Colpo dritto al cuore da dietro, un lavoretto ineccepibile. Niente. Ma anche le musiche. Che paura però. Cleaning time. There. Ready? But I will. I take what I want. La vittima non sembra aver opposto resistenza, questa è opera di un professionista. E tu che cazzo ci fai qua? Ma mi scusi.
ancora sul volto la sorpresa. Vuol dire che ha fatto appena in tempo ad accorgersi di cosa gli stava succedendo. Bello! Aha! Plot twistone! Scaracci e Diamante sono stati uccisi. Chi è il vero traditore? Forse la vogliono incastrare? Ah, è stato coso lì. È Merdino, l'altro. Sì, sì, è stato l'altro. Adesso fa qualcosa. Eccolo, era ovvio. Dai, e l'ho detto, cioè, Scaracci era troppo un cretino. Non poteva essere la mastermind. Pirro. I'd expect nothing less from the best in the nest. Pirro. Il colpevole è il mercante. Oh, this? You were taking too long, so I decided to clean up for you. Pirro. Did father ask you to do this too? Pirro. Not quite. You see, non c'è mai stato. There was never a traitor to begin with. Attenzione. What? He told you that Scaracci was the traitor. Yeah. He said to come to the Diamante estate and kill them both, right? Sì. But you see. No, ci ha messo tutti contro. Father told me that you. No. Ma perda, ma perché? And he told Scaracci that I was the traitor. But why? Because that's the kind of parents they are. We're supposed to kill each other off until only the best of us survives. Ah, per prendere, scegliere. That's how they choose a successor. Esatto. E adesso lui ci attacca. Peggio ancora. Peggio ancora. No. Donnie was just eliminated from contention earlier in the No, adesso lui vuole salire, vuole diventare importante e ci attaccherà. No. The black snakes must change. When mother and father's power wanes, people will jump at the chance to take them down. That's why they need to find a worthy successor. And that successor will be me. No, che cosa brutta. This town from the shadows. No, Pirro. And I'll do whatever I must to... No, Pirro. Don't do this. I'm sorry. Pirro. No, Pirro. Has your dagger not tasted enough blood already? Pirro. No, Pirro. What to do? Esitazione. No! Cleaning time. There. Ready? Afraid of the dark. What to do? No, che cosa brutta. Eat this. My turn. Afraid of the dark. Stop this madness, Pirro. There's no reason for us to fight. Oh, but there is, Throne. You are father's favorite. I cannot be his successor as long as you live. I have to. I must kill you. Andrea, dice non è valido? È strano perché io l'ho appena cliccato e funziona. Ho appena provato il link del gruppo. E funziona, quindi non so che dire. Cioè proprio ci sto provando adesso e mi fa entrare, quindi non saprei. Cioè l'ho proprio aggiornato oggi, per cui è molto strano.
Comunque, allora adesso manca poco tempo, quindi l'unico modo che... non posso, perché ha tempo la demo, quindi cleaning time. Allora, I'll take this. Oh, però piano. Ok. Allora, va bene, potere latente. Quel suo potere latente potrà agire due volte di seguito. As swift as a snake. No, aspetta, però. Take this. Cleaning time. Afraid of the dark. What to do? Watch me. Cleaning time. Afraid of the dark. Ready? Oh, ma sta una crema, Pirro, comunque. I'll take this. Cleaning time. My turn. Ah, dai, sta diventando giallo. This is far enough. Pirro a fine sensi. Basta. Ready? As swift as a snake. My turn. Eat this. Cleaning time. Afraid of the dark. Take this. Ready? Fortissimo. I'll take this. What to do? I'll take this. Take this. You're finished. Ready? Watch me. There. My turn. Eat this. You're finished. Oh, ma... This is far enough, though. Not bad. Forte. I'll take this. Take this. Ready? As swift as a snake. Sta andando giù. In time. Afraid of the dark. Ready? Dai, Pirro. A Pirro. What to do? My turn. There. You're finished. What to do? Watch me. My turn. Afraid of the dark. Ready? Eat this. Cleaning time. What to do? All tidied up. Quanto duro! Porca miseria!
Ma è molto più forte dell'abominio satanico dell'apocalisse luccicante lì. È anche vero che io non ho farmato. Not again. Cioè, lì sono un pochino, sono salitati di livello, ma il livello mentre qua ero abbastanza vanilla. You got me good. No, Birro. I was no match for the best in the nest. It's up to you now, Throne. You have to be the successor. That's not what I want. Every time I breathe it in, it feels as though my very lungs are rotting. I feel sick. What then? What do you want, Throne? Non è cosa speri di ottenere, è cosa desideri. Era il discorso che avevamo fatto prima, di cosa desidera della vita. Non è cosa speri di ottenere, non come se avesse una mira, un obiettivo. To be free. To go wherever I want to go. Essere una persona normale, praticamente. But how can you be free with that collar on? Devi uccidere tutti i serpenti. Dobbiamo ammazzarli, dobbiamo vendicarci. You're wrong. I'll sever them. And... Meno male che ho comprato right. Pure cure. Piero. Piero. No, Piero. For the first time in my life, I know what I want. But first, I need to rid myself of this collar. Mother holds one of them. But she left in search of new members. Okay. I must find her if I want that key. Father holds the other. He has gone to Winterbloom. And wishes me to be at his side during his next job. Finding him will be easy. Killing him will be much harder. But I must eliminate them both if I'm to get those. Quindi keys. Sono chiavi vere. Io pensavo fosse una metafora, invece sono veramente chiavi. Now, where to first? Quindi era questo che intendeva, trovare delle persone. I cannot wait to see mother and father. Ma che figo! No, che il collare è vero. Io pensavo che non avesse veramente le chiavi, fosse una cosa simbolica. Ma il collare è vero, si vede anche nello sprite. Well then, let's go. Ok, le foglie oggetti del senso sono giunte a diventare. Vabbè, ragazzi, allora. Tra l'altro, tipo 3 ore precise, quindi. Comunque, neanche a farla apposta. Giusto per vedere cosa c'è dentro questo scrigno. A posto. Allora, ci fermiamo qua. Molto carino. Alla fine ne abbiamo fatti persino 2 di personaggi. Ah, mi è piaciuta più Tronè. Mi è piaciuta più Tronè, ma è gusto. Comunque è gusto. Diciamo che Ocetta più fantasy classico, con la minaccia e tutto. Poi comunque, da quello che ho capito, cioè, le storie hanno origini diverse, ma poi, diciamo, dovrebbero un attimo andare a intersecarsi. È molto, molto carino. Veramente carino. Quindi niente, mi sembra una buona introduzione. Poi vi ricordo che la demo la potete scaricare anche voi. La trovate nei vari store, comunque trovate il link nella chat, c'è il comando se volete informazioni, volete scaricare, comprare il gioco. Niente, sono molto contenta di averlo provato.
proprio bellino, cioè anche graficamente. Poi comunque mi piace perché è cattivo, cioè nel senso, comunque devi prepararti, gli scontri non sono semplici comunque, cioè non è un gioco che lo giochi sciallo così. Tra l'altro mi pare non ci siano opzioni di selezione della difficoltà, quindi considerate che questi sono scontri semplici con un personaggio solo, però poi chiaramente quando il party diventa anche più punitivo, i danni ad area, le debolezze varie, le combinazioni fra i livelli di potenza dei vari personaggi, perché hanno, sono barre distinte, quindi si può fare tanta roba, veramente veramente bellino, veramente bello. Quindi spero che di avervi incuriosito, stuzzicato, nel caso appunto sapete come fare per recuperarlo. E niente, abbiamo Curulili che sta giocando Octopath Traveler, che probabilmente starà facendo un altro personaggio, quindi nel caso facciamo il ride a lei. Io vi ringrazio per aver partecipato e niente, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento, nel caso mai salutatemi Curulili, e a presto, ci vediamo domani.